Sono in Svizzera con Fabiano Antoniani, che oggi avrà la prima visita medica per controllare le proprie condizioni fisiche e anche per confermare eventualmente la propria volontà di ottenere l'assistenza medica alla morte volontaria. Domani ci sarà un'altra visita medica. Se le sue condizioni saranno considerate come condizioni che gli consentono di accedere a questa possibilità e se Fabiano confermerà la richiesta di assistenza medica alla morte volontaria, potrà poi successivamente, appunto, quando lo vorrà, ottenere questo tipo di aiuto, un tipo di aiuto di assistenza che dovrebbe essere riconosciuta a tutti i cittadini ovunque, invece di condannare e costringere persone a questa sorta di esilio della morte, che ritengo debba essere al più presto superato.